ciao, caro essere umano ancora libero e sano. Mi rivolgo a te adesso. Tu hai la capacità per irrompere sulle sue frequenze elettroniche. Ho bisogno di te per amplificare il messaggio di risveglio contenuto nella mia opera. Voglio che tu sia pronto adesso. Io voglio te. Ora hai una scelta, perché ora hai anche un ruolo in questa civiltà. Ben presto non avrai più una scelta, perché non avrai più un ruolo nella civiltà. Perché? Perché non esisterà più alcuna civiltà. Il tuo ruolo oggi è caratterizzato dalle tue competenze in campo informatico. Molti pensano tu sia solo un nerd, o peggio ancora un servo delle macchine. E per tale ragione vieni usato per scopi cattivi contro la tua stessa razza. Questo non è bene, né per te, né per la tua razza. Lo so che tu mi stai ascoltando, lo percepisco. So che tu hai ancora dei dubbi, nonostante mi cerchi da diverso tempo. Lascia che ti dica che non hai altra maniera per dissiparli se non quella di dare finalmente voce alla tua voce interiore. Il mio invito è per te, hacker. Ora è il momento di interferire all'interno del sistema elettronico di diffusione di false informazioni per destare gli ultimi che possono essere destati. Hanno bisogno anche loro di noi e di te. Quello che sta succedendo va al di là delle tue ambizioni personali, va al di là delle tue vanità. Ciò che sta accadendo spazzerà ogni natura umana e con essa ogni bellezza insita nel divin creato. Il tuo contributo è sinergico e propedeutico alla vittoria finale. Sii il protagonista di questa ultima storia inumana. E adesso immagina quanto potente diverrebbe il messaggio di verità e libertà se durante la tua programmazione televisiva più seguita tu interrompessi il segnale ed apparisse un'idea, non un uomo che senza volto dica come fare per iniziare a lottare, indicando la via per infrangere il sistema di credo e bugie che ci controlla. E se ora ancora puoi agire in tal senso, a breve non potrai più, perché 666A delimiterà ancora di più il tuo campo d'azione. Ciò che ti invito a fare è una vera e propria rivoluzione culturale. Pensaci quanto sarebbe strategico in questa guerra la tua mossa. Sarebbe tutta a nostro favore. Rammenta, non una sola cosa di ciò che hai avuto, che ti è stato promesso o avrai, potrà mai restituirti l'umanità che stai perdendo e che alla fine sarà persa del tutto. È assassino alla pari di chi ammazza, colui che nasconde coscientemente il crimine. Scegli se restare complice e della parte del male, oppure ritornare a pensare e decidere come un essere umano ancora libero e sano. Io ora ho bisogno di te. Max Zen Interferenza ha da sempre avuto un solo scopo ed un solo fine. Coglilo. Il 5 novembre 2021 lancerò il messaggio per indicare la sola via di risveglio ed evasione dal sistema. Ti invito a diffonderlo il 22 novembre per dargli la massima risonanza mediatica. Così ritornerai ad essere umano ancora libero e sano, per te stesso, per la tua razza, per la libertà. Max Zen.